Questo è un carico che stiamo lungamente attendendo, come tante altre mascherine che abbiamo acquistato, su cui stiamo, come dire, combattendo una sporca guerra commerciale in giro per il mondo. Non è facile far muovere questi mezzi e questi materiali, come dimostrano le immagini. Ci stiamo riuscendo, anche con fatica e anche attivando le nostre risorse come Abruzzo. Perché oggi sono arrivati dei materiali anche dal commissario nazionale, dal governo, ma questi sono invece i materiali che abbiamo acquistato noi. Nell'assenza di rifornimenti regolari ci siamo attrezzati. Non era appunto facile, come detto, trovarli e trovarli soprattutto a condizioni anche economiche non da strozzinaggio, ma anzi a prezzo sostanzialmente di mercato. E siamo molto soddisfatti di questo primo arrivo, ci dà fiducia sulle future consegne, per le quali ormai da giorni e giorni che stiamo lottando e inseguendo questi percorsi e questi tracciati e questi viaggi che stanno facendo i nostri camion. In questa guerra contro il virus le munizioni sono queste mascherine. Oggi vengono consegnate 20.000 mascherine FP2 e 100.000 mascherine chirurgiche che abbiamo appunto acquisito. È la prima parte di un carico di altre 80.000 FFP2 che arrivano nelle prossime ore, dentro i prossimi giorni, e stiamo cercando di far arrivare, così come siamo riusciti a farlo con queste, anche il carico di 700.000 mascherine FFP3, che sono particolarmente preziose perché sono quelle che vanno sul volto degli anestesisti, dei rianimatori e degli infermieri che curano le persone intubate, che curano i pazienti più gravi. Queste 120.000 mascherine che destinazione avranno? Noi prevalentemente e prioritariamente le dobbiamo destinare agli ospedali. Abbiamo sofferto in questi giorni e in queste settimane di troppa carenza. I nostri sanitari hanno fatto miracoli razionando le scorte e utilizzando le mascherine, a volte anche al di là di quello che consigliano le stesse caratteristiche tecniche, cambiandole poco e cercando di farsele bastare. Io credo che si debba mettere in sicurezza il nostro mondo degli operatori sanitari, è quello che stiamo facendo e spero a breve, una volta acquisita, diciamo, sufficiente garanzia e sufficiente sicurezza sul fatto che i nostri sanitari sono debitamente muniti e attrezzati di strumenti, potremo cominciare ad allargare il giro anche verso tutte le altre categorie a rischio, compresi i lavoratori che sono oggi costretti a uscire di casa.